Ciao, ore 8:30. Ciao a tutti. Io mi alzo presto con mio marito, anche se potrei dormire, perché così gli preparo la colazione, così lui alle 8:30 spaccate scende a lavorare. E io nel frattempo, piano piano, ora che carburo, faccio il caffè, tutto, mi porto avanti con la casa. Abbiamo già fatto colazione, un caffè Nespresso, un succo di pompelmo, una fetta di ananas e panini tostati con la marmellata. Adesso stamattina devo pulire il vetro del caminetto, vi faccio vedere come si fa, è un lavoro molto increscioso, molto delicato, e soprattutto devo spostare tutto e tappezzare la sala con tutti i giornali, e questo lavoro si fa una volta alla settimana. E poi devo rivoluzionare, insomma, la camera da letto. Inoltre mi si è rotto, ovviamente in questo momento di quarantena, il mio tostapane della Kenwood, completamente partito, e quindi abbiamo visto quello su Amazon della Smeg, compreremo sicuramente quello. Non mi sono truccata, mi sono solo lavata, sono ancora in pigiama, resto così perché per pulire il camino, se mi vesto mi sporco tutta, quindi è la cosa che faccio subito, e vi porto con me in sala e vi faccio vedere come si fa. Ok, allora, per pulire il vetro del caminetto servono questi accessori. Allora, la diavolina vetro, super rapido per spruzzare su tutto il vetro ed è quasi finita, e tutti i negozi che la vendono sono chiusi. Poi uno spazzolino a setole dure, una vecchia spugna, i guanti in lattice, poi serve il pulisci forno. Questo qui è un prodotto che compro su Amazon, costa 5,16 € ed è favoloso perché va bene per il forno e va bene anche per i vetri del caminetto, perché ne basta pochissimo, in 5 minuti vi tira via tutto, soprattutto lo sporco, quello più ostinato, e dei giornali. Incominciamo.
arrivato il caffè, finalmente il caffè, eravamo senza. Allora abbiamo preso il barista creation express chiaro, questo, ok, poi abbiamo preso il ispirazione Venezia, questo qui non l'abbiamo mai bevuto, vediamo un attimino, assaggiamo anche questo, è bello perché ha la confezione fatta così. Poi abbiamo preso il caramel crème brûlée, questo ho voluto provarlo, è nuovo, è... fa sempre parte della creazione Barista Creations, e queste sono le cialde, vediamo dentro il bigliettino. Insieme abbiamo preso due chicche che io volevamo prendere da parecchio tempo, e le apro, sono per le nostre macchine, per quando si va in giro, e vorrei provarle subito, adesso prima le sconfeziono e poi voglio anche provarla, vediamo. Ok, vediamo un po', queste scatole io le tengo però, eccole qua, costano 20 euro l'una, sono in acciaio inossidabile, vanno in lavastoviglie e servono per tenere in caldo qualsiasi tipo di bevanda, dal caffè al latte, qualsiasi cosa. Sono le Touch Travel Mug, eccole qua, questa era da dicembre che volevo comprarle, e poi per una storia o per l'altra non sono mai riuscita a prenderle. Adesso ho detto, visto che devo fare l'ordine del caffè, perché quello che bevo io, il ginseng, non si può prendere perché è tutto chiuso, e quindi ho le ordinate su Nespresso, e l'occasione ho preso anche queste. Che bella che è, wow! Ma che bella che è! Bellissima, qua c'è il gancio, credo che si attacchi alla macchina, però devo vedere bene com'è. Bellissima, è tutta in acciaio inossidabile. Favolosa, vediamo. È proprio un termos, dentro tutto così, però qua c'è il tappo e credo che si debba agganciare alla macchina, sono uguali, sono due perfettamente identiche, però questo si apre, credo che questo sia il gancio da mettere sotto la macchina mentre eroga il caffè, e che va tutto dentro qui e scende, credo che sia così, devo vedere bene le istruzioni e poi ve lo saprò sicuramente dire, ma credo che sia così. Touch Collection Travel Mug, questa è tutta la linea, wow, questo qui sarà il libretto di istruzioni. Vai. Ok, stiamo provando la nuova Travel Mug con un caffè a caso, il Caramel Crème Brûlée, che credo che sia uno dei più buoni e dovrò sicuramente riordinarle. Nella tazza ce ne stanno tre, io ne uso una perché non mi dispiace sprecare tre caffè solo per l'assaggio. Apriamo questo, che bello che è, c'è proprio anche la cialda tutta lavorata. Ok, io ho questa, la mini essenza, però ho visto su YouTube che dell'altra macchina, quella bianca che io ho, che è giù, che la dovrei portare al mare, si possono agganciare. Senti come è praticamente un termos di acciaio inossidabile. Che buono. Che buono che è, che buono che è. Buonissimo. Secondo me è un espresso sono più buoni. Vediamo, andiamo a vederlo. Spero di non scontarmi. Coronavirus, non si può. L'hai fatto apposta! L'hai fatto apposta! Dai, lo pulisco e te lo faccio assaggiare. Apro il boccuccio, apro questo, lo assaggi senza. L'hai fatto apposta. Se vi è piaciuto il video, un pollice in su. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!